Isabelle Ardevol, un'altra artista che proviene dalla Svizzera, presente a Dreams 2014 e Motion the World presso Rosso Tiziano, Piacenza. Isabelle, detta anche Izza, ha prodotto delle sculture che sono in ceramica ma anche in bronzo, un inno al movimento fisico, alla scultoreità proprio fisica e alla dinamicità della persona, dell'individuo. Come nasce la tua arte e qual è la tua poetica? Sotto il punto di equilibrio, no? O il punto di disequilibrio, come si voglia chiamare. Per me nella vita noi umani non siamo mai totalmente bene o mai totalmente male, siamo sempre un po' terribilmente bene e orribilmente male, ma tutto insieme. E nelle mie sculture sono provando di mostrare questo aspetto della umanità, no? Questa ricerca di un equilibrio, di una emozione, di una stabilità entre la dolcezza e la durezza, la sensazione più dolorosa quasi, perché le mie sculture sono dure a volte, e la sensualità che anche si può avere. Io lavoro realmente dalle ombre alle luci. La luce è molto, molto importante anche per me. Sono provando di trovare un punto mezzo fra l'astratto e il figurativo, ossia prendere una linea del corpo umano per permettere alla persona che guarda la mia scultura di riconoscere e di riconoscersi nella mia scultura. Izza era anche ad Art Monaco 2014, ci siamo conosciuti lì anche come Motion the World, e diciamo l'idea appunto del movimento, di questa situazione d'animo continuo, di cambiamento e trasformazione, di ricerca di un punto di equilibrio, è molto forte, molto vivo nelle sue sculture. Prossime tue produzioni che hai in programma, come saranno? Un'evoluzione della tua arte, un ripensamento, invece una prosecuzione in una linea che è già coerente? Sì, un ripensamento no, ma una evoluzione sì. Credo che nelle prime sculture mie, fine a queste le ultime, si vede realmente una evoluzione, una andatura verso più di perfezione, più di purezza e di tensione nelle corve. Così penso continuare lavorando in questa dinamica, prendendo linee del corpo umano per fare sentire emozione, ma andando più lontano, pezzi più grandi, e anche trattando di esplorare altre emozioni. Volentieri lo esploreremo con piacere insieme a Izza. Un'ultima domanda: che cosa pensi di questa collettiva? Confrontarsi anche con altre poetiche, con altre arti che vengono da artisti, da autori e da autrici di tutto il pianeta, perché comunque copre l'America, il settentrionale, l'America meridionale, l'Europa, molti dall'Europa, abbiamo anche Cipro, quindi cosa trovi, cosa pensi di Dreams? Primo, è una esposizione di molta qualità. E questo sa di dire, no? Ci sono artisti molto diversi, ma la qualità è qui, e questo è molto importante. Dopo, per noi artisti è molto importante confrontarsi al regard, sì, di confrontarsi a come ti vedono gli altri. Esatto, no? Perché noi lavoriamo molto da solo nel nostro studio, e stare qui, poter confrontare il nostro arte con quello di altri artisti, ma anche quello di persone che non conoscono l'arte, è realmente molto importante, molto interessante, perché noi fa che noi andiamo più lontano. Io ringrazio Izza per questa sua
interviste, per queste sue risposte che danno, hanno colpito proprio la filosofia di questa collettiva e di Dreams, che è un sogno, sogni continui nell'arte mondiale. Grazie a voi, grazie. Grazie a lei. Grazie a noi tutti. You